Il dato è sicuramente allarmante perché dimostra, da una parte dimostra la mancata programmazione nel tempo, che non discende da ora, che non dipende da ora, ma dipende da 30 anni di politiche errate e soprattutto di mancata programmazione. Il problema grosso è che non è una situazione risolvibile nell'arco di un breve tempo. Non usa mezzi termini il dottor Lorenzo Droandi, presidente dell'Ordine dei Medici di Arezzo, in merito alla mancanza dei medici di base. In Toscana sono 200.000 le persone senza medico di famiglia. Il problema non è di facile soluzione, il percorso formativo di un medico è molto lungo. Sono stati reclutati quelli che frequentano il terzo e il secondo anno. Va benissimo, però ricordiamoci che la legislazione vigente, che prevede che negli ospedali entrino solo gli specialisti e nella medicina generale solo coloro i quali hanno completato il corso di formazione, quindi sostanzialmente specialisti come gli altri, impiegare medici che non hanno completato la formazione significa purtroppo abbassare il livello della qualità dell'assistenza. Tra le soluzioni individuate, la redistribuzione dei pazienti, aumentare cioè il tetto degli assistiti e coinvolgere i giovani medici con incentivi economici a chi lavora in zone disagiate. Ma insieme agli incentivi ci vorranno una serie di modifiche alla struttura del lavoro e alla organizzazione del lavoro. Fare una casa della salute a poppi di 10-15 medici, ammesso che ci siano, quando ci saranno questo ovviamente, 10 medici e una miriade di infermieri, di questi medici potranno andare uno alla settimana per esempio a Stia, nelle zone più distanti della zona. Ecco, questo è l'unico, però ci vada tutti i giorni, cioè un medico al giorno per tutti i giorni della settimana. La mancanza di medici si fa sentire e forse qui il problema è ancora più grave anche nel settore dell'emergenza urgenza. Si è pensato alla situazione di aumentare le ambulanze infermieristiche, ridurre i medici a bordo delle ambulanze, fare le auto mediche, va tutto bene. Ma come si fa a tutelare zone veramente al limite con un servizio a distanza di un'ora di macchina? Si rischia di ritrovarsi realmente senza un'assistenza di qualità. E questo è l'aspetto più grave. Tra le ipotesi in campo, creare figure come i paramedici del sistema americano, ma anche qui Droandi ha molti dubbi. Lo possono risolvere a Roma, possono risolverle in una città metropolitana, in una città come Arezzo, ma certamente non a Sestino, perché Sestino rimane comunque in fondo, in cima a un monte.